confessioni scritte. In effetti è sempre un po' la stessa solfa, cioè uno si aspetta che cosa andrà a leggere. Faccio nomi e cognomi, io mi ricordo Albertini ha fatto un libro che si chiamava Nella stanza del sindaco, in cui si riconosceva leggendolo un po' sempre quella un po' accigliosa, accigliata, così, gesuitismo del sindaco di allora, che raccontava cose che avevamo sostanzialmente appena finito di leggere o di scrivere. La stessa cosa Formigoni o Scarruba. Qui abbiamo invece la fortuna di leggere cose che non ci aspettavamo di leggere, perché sono cose ripescate in un bagaglio di cultura e per fortuna anche di conservazione di questa memoria, che in effetti non ci aspettavamo di trovare nemmeno più nelle ultime giunte milanesi degli ultimi 20 anni, diciamo dal tramonto degli dei, da prima di Tangentopoli. Questo perché? Perché Franco D'Alfonso appartiene a una corrente di sapere, di pensiero e di cultura politica che è quella della tradizione politica militante, dico anche professionista in un certo senso, della Milano che è stato, e in questo senso lo vuole ancora essere, il modello Milano per la costruzione delle classi dirigenti amministrative, soprattutto milanesi, ma anche da esportazione. Su questo particolare tema c'è anche da fare delle specificazioni più tardi. Allora, D'Alfonso ci parla di questo, ci parla di una Milano che c'era, che c'è ancora e che ha l'ambizione adesso di ricostruire una visione, che è quella cosa che serve appunto a trasformare delle compagini amministrative in qualcosa di diverso dalla gestione del condominio, come amava dire di se stesso Albertini, o dalla sindacatura assente, perché così la definisce D'Alfonso, di Letizia Moratti, la quale non per sua colpa ma per estrazione non aveva avuto e non aveva coltivato l'abitudine di confrontarsi con i propri elettori, con i cittadini. E il passaggio della giunta Pisapia, che invece ha segnato, secondo l'analisi di D'Alfonso, un recupero, un tentativo assiduo di recupero di una politica di visione, ma che però, per sua stessa missione, si è ritrovata a dover fare i conti con dei conti in dissesto, e quindi a lavorare sulla ricucitura più che non sulla elaborazione di visioni. Cioè, è stato un lavoro.